Buonasera e bentrovati cari amici di Focus 3.0, bentornati nel salotto di Anna. Questa sera è un salotto di grande gioia per me perché voi sapete che ogni volta che si parla di Gustavo Rolle per me veramente è un onore, ma soprattutto è una gioia, ecco. Ritornare a parlare di un uomo così speciale che ha vissuto nella mia città. Con il quale io ho avuto un rapporto particolare a cui mi sento profondamente legata e mi sento, ripeto, onorata di poter parlare con lui e di ricordare quanto prezioso sia stato quest'uomo, nonostante i vari detrattori, ma noi siamo dell'idea che, come diceva il buon Gustavo, mi ricordo di questa frase che avevo visto scritta su un'agenda vergata da lui che diceva: "E se vi diranno che siete dei sognatori, non importa, perché solamente i sognatori hanno la capacità di vedere il tutto." Ecco, lui era veramente uno che riusciva a vedere il tutto e andava anche oltre a quella che era la visione così limitata della nostra mente. E io questa sera sono anche molto felice di poter parlare con lui e di questo docufilm che è in uscita in questi giorni, anzi domani verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma per la regia di Anselma Dall'olio, questo docufilm che si intitola appunto Enigma Roll, e sono molto felice di parlarne con la cara amica e collega anche Paola Giovetti, che adesso facciamo entrare nel nostro salotto. Bentornata, cara Paola. È sempre una gioia averti con noi qui a Focus nel salotto. Poi anticipiamo ai nostri amici che presto, nel mese di novembre, inizieremo una bellissima rubrica, ma vi lasciamo con un po' di suspense, sarà molto piacevole, sono sicura che piacerà molto ai nostri amici e avremo questo appuntamento mensile, ecco, con Paola. Allora, Paola, questo docufilm che è molto atteso, adesso poi daremo anche un po' di informazioni ai nostri amici. Ecco, intanto è bene raccontare come è nato, ecco, perché qui c'è qualcuno che ha qualche responsabilità rispetto a Sì, questo docufilm, vero? Ecco, un po' di eh. responsabilità è anche mia, adesso ti racconto. Devo prendere le mosse da qualche anno fa, quando Anselma Dell'Olio girava il film su Fellini, quel film che si Sì, è Fellini degli degli Spiriti, spiriti. per il quale mi interpellò perché lei aveva lavorato con Fellini, io avevo conosciuto Fellini perché Fellini negli ultimi anni della sua vita mi aveva cercata perché voleva fare un film sulla famosa medium napoletana Eusapia Palladino. E lui mi disse che sarebbe stata anche una motivazione che l'avrebbe invitato a raccontare la Napoli di fine 800, insomma, un mondo che lui amava. Bellissimo. Quindi poi aveva bisogno dei protocolli delle sedute di Eusapia. Eusapia è una medium, forse la più famosa in assoluto, che è stata studiata praticamente in tutta Europa e anche in America da scienziati, ricercatori, fisici, medici, eccetera. Quindi su di lei c'è una casistica enorme, proprio protocolli delle tante sedute che lei ha fatto. E lui aveva bisogno di questo materiale e sapeva che io mi occupo della biblioteca Bozzano De Bono di Bologna, sono presidente di questa biblioteca, che è una biblioteca specializzata che contiene tutto questo materiale sulla ricerca psichica. E quindi mi dedicò, Grandissimo patrimonio, ecco, è ricordiamo ai nostri amici che un patrimonio notevole, è una una biblioteca. biblioteca. E quando si può andare? Cioè, ci sono degli orari, Paola, così lo Dunque, diciamo questa ai nostri amici. biblioteca è portata avanti da dei volontari, quindi andiamo. Soprattutto vanno i miei, io vivo a Modena, alla biblioteca a Bologna, io vado periodicamente, ma c'è soprattutto il mio collega, il bravissimo architetto Cuccoli, che è anche un bravissimo archivista, cosa che io non sono, io mi occupo più di altri aspetti della biblioteca, e quindi c'è tanti libri da sistemare, tanti su migliaia sono già catalogati, però ce ne arrivano sempre. Abbiamo montagne di riviste anche dell'inizio del secolo scorso, quindi è veramente una miniera di notizie, di documentazioni su queste cose. Chi vuole venire e trova tutte le informazioni andando su internet a vedere Biblioteca Bozzano De Boni, di cui la rivista Luce e Ombra, che ugualmente
dirigo è l'organo. Se va a vedere su internet questi due nomi, Biblioteca Bozzano De Boni o Luce Umbra, trova tutte le indicazioni, i numeri di telefono, che bisogna prendere appuntamento. Per se uno vuole andare un certo giorno, una certa ora, non c'è un orario di apertura e di chiusura regolare, perché appunto siamo tutti volontari, andiamo quando possiamo, però se prendiamo appuntamento trova qualcuno che può venire. Quindi, quindi chiudiamo la parentesi della biblioteca. Torniamo al nostro Fellini, che aveva bisogno di tutta questa documentazione che a Bologna appunto abbiamo. Per cui mi chiese se potevo procurargliela, io feci tante fotocopie e poi quando andai a Roma gliela andai a portare, ricordo, a Cinecittà. E ci siamo incontrati varie volte per parlare di questo progetto. E parlando del progetto del film su Usapia Palladino, che poi non andò in porto perché Fellini non trovò il produttore, cosa che negli ultimi anni gli capitava, poi purtroppo si ammalò anche, quindi dopo non poté più fare nient'altro. Comunque lì si parlò anche di Gustavo Rol, che io ho incontrato alcune volte, e che era suo grande amico, lui aveva una grande ammirazione, amicizia, affetto per Rol. E così, insomma, Anselma Dell'Olio, che lavorava per Fellini, si occupava di certi aspetti della cinematografia di Fellini, aveva saputo che aveva avuto questo rapporto con Fellini e che ero andata da Rol. Quindi mi intervistò, mi telefonò e mi disse se volevo partecipare, andai a Roma, ci siamo incontrati due o tre volte e poi ho fatto la mia intervista per il film Fellini degli Spiriti, dove ho parlato anche di Rol. E lei poi mi invitò alla presentazione del film che avvenne a Bologna, mi ricordo 2 anni fa d'estate, e lì ci siamo stati insieme, eravamo la sera in Piazza Grande, questa bella presentazione, eravamo nello stesso albergo, la mattina dopo, parlando, chiacchierando, ricordo, davanti a un caffè, c'era anche suo marito Giuliano Ferrara, e lei parlava di questo straordinario personaggio, Gustavo Rol, che non aveva conosciuto, ma ne aveva sentito parlare da Fellini, da me, da altri testimoni che avevano partecipato al film di Fellini, dove c'è un intero capitolo dedicato a Rol in questo film. E allora io mi dico, scusa, ti piace tanto Gustavo Rol, hai tanta ammirazione, ma perché non fai un film su di lui? E lei colse, lei me l'ha sempre detto, è colpa tua se ho fatto questo film, perché l'idea me l'hai dato te. Nata questa idea, prima ancora di trovare un produttore, abbiamo cominciato a cercare i materiali, i personaggi. Lei non aveva tante conoscenze, se non le persone che aveva intervistato a Roma per il film di Fellini. Quindi ricordo che fu 2 o 3 anni fa, venimmo a Torino per il 22 di settembre, che è l'anniversario della morte di, deve essere stato 3 anni fa, l'anniversario della morte di Gustavo, e il 22 e il 23 c'erano 2 messe, una alla Gran Madre e una alla Consolata. Partecipammo entrambe le messe, io c'erano varie persone che già conoscevo, perché avendo frequentato Rol ero rimasta in contatto con tante persone, amiche sue, eccetera. E così abbiamo incontrato tutte queste persone, poi siamo ritornate a Torino più volte per fare le interviste vere e proprie. Mi ricordo che gliele mettevo in fila lì all'albergo dove andavo, all'Hotel Roma, c'è una saletta dove potevamo incontrarci, quindi facevamo tutti questi incontri che furono appunto i primi per lei, dove si fece appunto un'idea di che cosa ci poteva essere come materiale. Poi abbiamo avuto la grande fortuna di avere accesso all'archivio di Torino, dove da pochissimo erano stati consegnati tutti i documenti di Rol. Cioè, dopo la morte della dottoressa Ferrari, alla quale Rol aveva lasciato tutta la sua documentazione, tutte le sue lettere, i diari giovanili scritti a mano, altri documenti, eccetera, questi documenti erano stati consegnati appunto nel 19 o nel 20 all'archivio della città di Torino, dove erano stati in parte catalogati e dove abbiamo avuto la possibilità di andare. Questa possibilità di andare che non è così facile da avere, e questa l'abbiamo avuta grazie alle conoscenze di Anselma in Rai e così via. Quindi ci fu un accesso privilegiato, sapendo che questo materiale serviva per il film. E quindi siamo andati varie volte in archivio a consultare tutta questa documentazione
abbiamo trovato, per esempio, 2000 lettere ci sono state consegnate, e alcune di grandissimo interesse, perché sono lettere di questi grandi personaggi con i quali Rowell è stato in contatto. Cioè, ci sono intanto le sue lettere personali scritte a casa quando, nei primi anni della sua attività di lavoro, viveva all'estero. Quindi lunghe lettere, soprattutto al padre, dove raccontava di sé. E sono anni importanti perché sono quelli della scoperta dei suoi poteri, dove lui mette a fuoco le sue doti, le sue capacità, gli anni in cui conosce la donna che poi ha sposato, anni di grande attività per lui, di grandi scoperte, anche di crisi, di problemi e così via, superati, eccetera. E poi ci sono tutte queste lettere di Fellini, ci sono le lettere di tantissimi personaggi, Zeffirelli per esempio, lettere di Zeffirelli, di tutta la Fiat, sono lettere di Romiti, di Umberto Agnelli, di Valletta, di tantissimi attori, La di storia. sì, attori, poi lettere di medici, perché Gustavo Rolla aveva tantissimi amici, grandi amicizie, oltre che con gli artisti, gli attori, eccetera, anche con giornalisti, con tantissimi medici, per esempio, lui era molto attento alle malattie, alle cure, era molto sensibile a questo. Quindi queste visite, lunghe visite in archivio per consultare tutto questo materiale, hanno consentito ad Anselmo e a me una migliore conoscenza di questo personaggio, fra l'altro materiale inedito che nessuno aveva visto fino a quel momento, quindi materiale prezioso. Sì, difatti quello che volevo dire è veramente un archivio che è un patrimonio enorme, Sì. cioè avere messo insieme, ecco, tutto Eh sì, questa documentazione. fra l'altro Anna, è materiale delicatissimo perché in archivio sono conservate le veline delle lettere che Roll, mi riferisco alle lettere di Roll a casa, che lui scriveva quando aveva 23-24 anni, 26-27, che viveva in Francia, poi in Inghilterra, eccetera. Lui scriveva queste lunghe lettere al padre soprattutto e aveva conservato le veline. Sono veline di 100 anni fa, Pensa. perché Roll era nato nel 1904. E quando ha cominciato a scriverle aveva 23-24 anni, quindi sono 100 anni o poco meno le ultime. Quindi queste veline di 100 anni fa, questi fogli molto grandi, più grandi di quelli che usiamo adesso, anzi le veline non usiamo più, comunque più grandi della normale carta per la fotocopiatrice di ora, molto delicate, quindi vanno trattate con i guanti gialli proprio, quindi Sì, bisogna capito, tenerle sono proprio guardate veline. una per una, eccetera. E Appunto, sono dopo hanno veline, sono. chiuso, non è che c'è libero accesso, appunto proprio anche per la delicatezza, e poi quando si va c'è bisogno di una persona che sia lì con te. Cioè tu dici, c'è tutto l'elenco di questo materiale e tu dici vorrei la lettera del tal giorno che Rol scrisse a suo padre, il tal giorno e tal mese, allora questi ragazzi in genere sono i ragazzi del servizio civile, te li vanno a prendere, te lo portano, poi quando è finito glieli restituisci, insomma è una cosa abbastanza complicata e complessa. Comunque abbiamo avuto questo accesso, consultato tutto questo materiale, incontrati tutti questi personaggi, testimoni che avevano incontrato Rollo, amici, eccetera, eccetera, per cui alla fine diciamo che siamo state pronte, fatto il lavoro insieme, siamo state pronte io per scrivere un libro su Rollo che è uscito l'anno scorso, si chiama E adesso lo facciamo Gustavo Rollo. vedere ai nostri Sì, amici, ecco. Gustavo Rolla, L'uomo oltre l'uomo, che contiene tutti questi documenti inediti che mi hanno consentito di ricostruire la biografia di Gustavo Rolla in maniera più completa, non perché io sia più brava, ma perché chi ha scritto i libri prima di me non aveva a disposizione questo materiale, quindi l'ho utilizzato oltre alle tante testimonianze appunto che ho raccolto. E a Anselma, per mettersi veramente di grande buona volontà e coraggio a preparare il film, che è un lavoro più lungo che scrivere un libro, secondo me. Intanto ho Certo. dovuto trovare un produttore, e il produttore, anche questa è una cosa strana, perché è andata così. Lei fu interpellata da Francesca Verdini della Casa Rossa, che è Ecco, una questo che teatro. vogliamo ricordare, la produzione, che poi è anche una coproduzione, no? Sì, una Cioè, coproduzione con la Rai, ma l'idea è venuta appunto a Francesca Verdini che chiese ad Anselma un film su Zeffirelli, di cui quest'anno era il centenario. Lei aveva già fatto il film su Fellini, quindi su quest'onda gli chiese il film su Zeffirelli. E lei sospese per qualche mese il lavoro di Rol per fare il film su Zeffirelli. E mentre faceva il film su Zeffirelli, che pure aveva conosciuto, che
lavorava volentieri su di lui, e gli disse che stava lavorando a Roll, al film su Roll. E Francesca Verdini accettò, anzi volentieri, dice: se non hai già un produttore, lo faccio io. E quindi è tutto legato, insomma, tutto è partito da Fellini, dalla mia fortunosa conoscenza con Fellini, poi la simpatia che ci ha legato assieme a me, perché abbiamo lavorato benissimo insieme, abbiamo creato proprio un sodalizio, proprio da vecchia amica, che ci conosciamo da pochi anni, ma insomma c'è stata una bella collaborazione. E quindi è nato poi questo film che io poi non ho ancora visto, per cui non posso dire Adesso lo con dico, sì. fiducia che assieme abbia fatto una cosa bellissima, mi ha sempre tenuto al corrente via via di chi andava, come faceva, eccetera, eccetera. Quindi, pur non avendolo visto, ho visto solo il trailer, lei me l'ha Perché tu fatto vedere comunque adesso. hai aiutato, mi ricordo appunto, cos'era, era 3 anni fa quando abbiamo fatto quella cena con Anselma e Sì, quando quella era cena, esatto, sì. che lì era l'inizio, no? Proprio perché ci Era avete l'inizio, sì. lavorato su un po', ecco. Sì, 3 anni fa era la prima volta che siamo venuti a Torino per Sì, le messe su certo, che poi dopo Roll. siamo andati a cena e si parlava appunto di fare così, dei nomi anche, no? Mi ricordo che tu hai iniziato, perché il tuo lavoro è stato anche un lavoro importante, perché sei stata quella che anche l'ha messa un po' in contatto, no? Con le persone che Sì, l'ho hanno messo un avuto po' in contatto con le rapporto. persone che conoscevo. Poi lei è veramente molto cara e simpatica, che si sa far voler bene, quindi tutti sono stati molto aperti con lei, perché hanno capito che è una persona che non è l'addetta ai lavori, così, che fa un film su Roll come farebbe un film su qualunque altro. No, lei è una, non dico una devota di Roll, ma una grande estimatrice di Roll, ci crede. Anche Sì. non l'ha mai incontrato, ma mi ha sentito parlare troppo di Roll, a cominciare da Fellini, che lei ha a lungo frequentato, che era un grandissimo estimatore di Roll, quindi lei è convinta delle doti di Roll. Poi parlando con tutti questi testimoni, non puoi pensare altro che se non che lui era veramente autentico, era veramente un illuminato. Quindi Anselmo ha fatto questo film, posso dire, veramente con amore, con devozione, dedicandocisi proprio anima e corpo per tutto il tempo che ha dedicato a questo film, che è stato tanti mesi. Film molto difficile da fare. Lei mi Ma faceva adesso vedere. siamo tutti molto ansiosi di vederlo. Tra l'altro vorrei dare delle indicazioni tecniche ai nostri amici, perché così almeno adesso vi faccio vedere delle date. Allora, sappiate che il giorno 6, 7, 8, nei giorni 6, 7, 8, adesso vi metto su le città in cui, ecco. Verrà proiettato il film. Intanto domani appunto verrà presentato proprio in anteprima alla Festa del Cinema a Roma. Ma ci saranno appunto le proiezioni nelle giornate di 6, 7, 8 novembre, ecco, in questi cinema a Roma, in due cinema di Roma, il Barberini e il Jolly, a Milano alla Cineteca e al cinema solamente per l'anteprima il 5 a Milano, però poi 6, 7, 8 al cinema Eliseo, poi sempre 6, 7, 8, ma a Torino, dato che è la città di Gustavo, a Torino sarà anche lì il 5, quindi il 5, il 6, 7, l'8 verrà proiettato al cinema Ambrosio, quindi potete andare in rete e vedere i biglietti oppure andare in loco e acquistare i biglietti. Poi a Firenze, sempre ricordo 6, 7, 8 di novembre, al Cinema Principe, a Bologna, al Nosadella, a Pisa, a Isola Verde, a Pistoia, al Lux, a Prato, al Cinema Eden, a Carpi, allo Space City e a Spoleto, al Frau. Quindi 6, 7, 8, eccetto a Torino, che sarà il 5 anche in proiezione, solo l'anteprima ci sarà anche al 5 a Milano. Ecco, queste diciamo che sono le date. Poi vi dico che ci sono dei giorni in cui Anselma Dall'Oglio, la regista, quindi sarà presente, ecco, sarà presente nei cinema e sarà presente il 5 novembre a Milano all'anteprima.
sarà presente al 6 di novembre a Roma, al Cinema Barberini, al 7 novembre sarà presente a Spoleto, al Frau, e all'8 novembre sarà a Torino, al Cinema Ambrosio. Ecco, in queste date appunto ci sarà anche la regista in sala, e quindi sarà anche un bel incontro per chi avrà piacere di incontrare Anselma, che è una persona, insomma, tanti di voi la conoscono perché, insomma, la vediamo sovente, insomma, anche come opinionista, no? Ultimamente. Vediamo, insomma, nei vari talk televisivi. E comunque, davvero, io penso che questo lavoro, in questo davvero dobbiamo ringraziare sia Anselma, sia la Francesca Verdini, tutta Rai, tutte le coproduzioni che ci sono. Poi è un docufilm o fiction, come si dice, che viene distribuito dall'RS Production. È un lavoro che continua a rendere onore e stima, e a restituire dignità laddove gli è stata tolta da tutti i vari detrattori. Io sono una grande, io lo sai Paola, ecco, io ho un rapporto particolare con Gustavo, anch'io come tanti altri, insomma, che l'hanno amato, ecco. Come ce l'hai anche tu con le tue esperienze, ognuno ha la sua storia, ecco, insomma, con Gustavo, e quindi noi conosciamo la bontà, conosciamo quanto bene peraltro ha fatto quest'uomo gratuitamente, non ha mai fatto, ecco, non ha mai speculato su questo. Ecco, e io penso che questo docufilm sia una testimonianza e un documento storico che resterà nella storia, comunque, ecco, del cinema, a difesa di questo uomo che è stato davvero un uomo speciale, e secondo me la scienza, lo dico sempre, tu lo sai, lui è stata un'occasione persa, perduta per la scienza, cioè per poter studiare un po' di più, no? Sì, perché sì. Adesso la fisica quantistica sicuramente. Adesso la fisica quantistica sicuramente potrebbe aiutare molto, avrebbe potuto aiutare molto lui anche di fronte a certi fenomeni, cosiddetti fenomeni, no? Da quelli che poteva essere trasporto di oggetti da un locale, da un location ad un'altra, l'attraversamento della materia, no? Dei muri, e poi quante cose, Paola, no? Che... Sì, la pittura diretta, la scrittura diretta, letture in libri chiusi, un'infinità di cose che lui faceva. E lui, Rora, ha sempre lamentato che avrebbero voluto sottomettere lui alle condizioni sperimentali che volevano, cioè in laboratorio, un'ora fissata, ripetitività, eccetera. Mentre lui non era così, lui i fenomeni, avendo assistito più di una volta, i fenomeni nascevano spontanei, se non c'era l'atmosfera giusta, lui non provava neanche, aveva bisogno di un'atmosfera armonica intorno, e poi tutto avveniva anche col contributo dei presenti, con i suggerimenti dei presenti. Gli esperimenti che lui ha fatto in mia presenza, proprio quelli con le carte le ho sempre avute in mano io, mai lui. Insomma, non erano condizioni sperimentali che avrebbero voluto fare con la macchina cinematografica, filmare il momento preciso, il laboratorio. Non era la sua condizione. Lui avrebbe voluto che essere seguito magari dagli scienziati, però nella situazione che rendeva lui possibile la produzione di questi fenomeni. Avrebbero dovuto essere, Paola, degli scienziati, dei fisici quantistici, quelli di oggi, non quelli meccanicistici, perché mi fai pensare che il mercoledì scorso nel salotto c'era Federico Faggin, questo fisico quantistico, dove lui dice che la fisica meccanicistica è superata,
ormai vecchia, cioè quello che chiedevano a Gustavo si rifaceva a un concetto appunto di protocolli. Protocolli non adeguati, perché con la fisica quantistica si sono capovolte, no, delle cose. Fagin, Federico Fagin, lui ti dice no, non c'è quella cosa della ripetitività, anzi c'è una variante, no, perché la coscienza cambia, cioè ecco tutto, la fisica quantistica ti spiega proprio i campi che sono in trasformazione, sono sempre in movimento, quindi non possono essere ripetitivi. Se lui avesse avuto l'opportunità di incontrare gente appunto magari come Federico Fagin, come, che ne so, come Spaggiari, anche lui che è venuto, gente che lavora con la medicina quantistica, per cui cioè, ti dice la medicina del presente e del futuro sarà quella delle onde, della risonanza, perché la materia è energia, ecco, quindi sicuramente quello che tu dici, eravamo anche un po' tutti noi presenti, certo, perché comunque si creava un campo, no, che probabilmente generava, no, ecco, le condizioni per Ron non poteva sottostare a questo tipo di, anzi di essere sempre guardato con sospetto, sempre prendere tutte le precauzioni contro eventuali trucchi che lui non aveva, insomma lui faceva tutto in piena luce, non senza trance, non erano le sedute di carattere ottocentesco come con altri medium grandissimi, pure Eusapia Paladino di cui citavo prima, di cui parlavamo prima, e anche altri successivi, le sorelle Fox, insomma, queste sono sedute in trance e completamente addormentati al buio, e allora lì sì, naturalmente ci voleva un certo tipo di controllo e così via. E con lui è un personaggio a sé, una cosa completamente diversa. Pensiamo poi che ha operato parecchi anni fa, perché io l'ho frequentato negli anni 80, lui è morto nel 94, a 91 anni, e diciamo gli ultimi anni non credo che facesse più moltissimo, perché non aveva anche qualche problema di salute, poi morì la moglie, la malattia della moglie, insomma, gli ultimi anni sono stati abbastanza travagliati. E poi era un po' in isolamento, no? Allora, cioè in quegli sì, ultimi sì, anni. Anche quello, anche quell'aspetto lì. Però era, diciamo, 30 anni fa, ecco, l'anno prossimo saranno 30 anni che lui è morto, quindi era un altro mondo, diciamo, dal punto di vista scientifico. Ora credo che gli scienziati, almeno i più illuminati, si sarebbero comportati con lui in maniera completamente diversa. Quindi andava avvicinato senza sospetti. Però, per esempio, andò da lui il parapsicologo forse europeo più famoso, il professor Hans Bender di Friburgo, dove c'è una cattedra di parapsicologia creata per lui, che continua ad essere attiva con un grande istituto con cui gli ho sempre contatti, eccetera. E Bender, che era in Italia, andò a trovare Roll e lui gli fece delle cose straordinarie, cioè gli fece adesso Bender è morto, ma io poi l'ho saputo da lui quando era vivo, e poi ne ho riparlato adesso per fare il libro, ne ho riparlato con il suo assistente principale che era con lui, con il quale sono ancora in contatto. Mi disse che gli fece apparire sotto un tavolo un oggetto che era sopra il tavolo, mise la mano sotto e Bender rimase convintissimo personalmente, perché però diceva, io se lo devo raccontare agli altri della mia posizione devo tornare con un fotografo, devo tornare con uno che fa il film, e Ron non l'accettò questo, perché non poteva lui fare a comando le cose, di essere lì con uno che ti filma e lui in quel momento fare produrre il fenomeno. Il fenomeno avveniva quando voleva. Questo può sembrare strano e non addetto ai lavori, però con lui era così, quindi bisognava stare alle sue condizioni, ecco, che erano poi condizioni assolutamente lineari, non per nascondere trucchi, perché, come ripeto, lui era sveglio, c'era una luce completa, si poteva guardare, lui stava sempre lontanissimo dai materiali che venivano usati, non toccava niente, quindi anche questo è un elemento importante. Quindi quando faceva le pitture, i disegni a distanza, diretti, si chiamano diretti, cioè senza toccare il materiale, avvenivano a distanza, e non c'erano trucchi di sorta assolutamente. Lui faceva apparire dei pitture, dei disegni in fogli messi nelle tasche dei presenti, oppure chiusi a chiave dentro dei cassetti, e il soggetto veniva scelto dai presenti, non da lui, in delle condizioni di assoluta fiducia, e bisognava accettare questo e studiarlo a queste condizioni, e era così. E quindi per un attimo volevo sottolineare sì.
la difficoltà che Anselmo ha avuto per fare questo film, perché me lo spiegava lei esattamente. Ecco, la domanda che avrei voluto farti è proprio questa, ma lei che ha avuto problemi, avrà avuto dei problemi, sarà Ha incappata in avuto qualche... tanti problemi, nel senso che per i film che lei ha fatto in precedenza, quello di Fellini e quello di Zeffirelli, che pure ho visto, lei ha potuto usufruire di un materiale preesistente enorme, perché di questi due personaggi non c'è altra abbondanza che di filmati o delle cose che loro hanno prodotto, dei film, delle cose che hanno fatto, oppure di loro stessi che venivano intervistati, che venivano. E quindi lei ha messo tutto insieme, si è fatto un filo conduttore, una sceneggiatura, ha fatto tutti i commenti, ha raccontato la vita, però il materiale visivo per far vedere queste cose esisteva già, c'è stata solo la difficoltà di scegliere, ecco. di Invece per assemblare. non c'era niente, nulla, perché lui non ha mai permesso di essere filmato, esistevano alcune fotografie, basta, di quando era giovane e degli ultimi anni, basta, non c'era altro. Lui non è mai andato in televisione, non ha mai partecipato a convegni, non ha mai. C'è qualche voce sua, qualche registrazione di voce rarissima, e non so se Anselma ha usufruito di queste registrazioni, qualche fotografia senz'altro l'avrà messa, però ha dovuto costruire tutto da zero. Sì, Quindi c'era attore. il materiale, quello che c'era, si sentiva la registrazione, che era una registrazione che aveva la Giuditta Dembek, dove c'era Sì, qualcuno Gustavo. aveva la Giuditta, una volta una registrazione quando lui parlò degli Stati Uniti del Gli Stati Mondo, Uniti del Mondo. programma della Raffaella Carrà dove lui Brava. intervenne da lontano per E disse ai giovani, parlò ai giovani. per i giovani, rivolto Molto ai giovani. bello, È sì. molto bello quel testo lì, Molto però non c'è attuale. altro Molto che attuale, quello. molto attuale. Sì, Sì, difatti è da tra l'altro è risentire. quello, quindi. E per rendere visivamente quest'uomo, io so che lei ha preso un attore per certe scene Sì. e poi hanno usato anche qualche animazione. E quindi è un film che è proprio un docufilm che hanno dovuto costruire con varie tecniche. Lei è stata anche molto dibattuta su prendere un attore, non prendere un attore, poi ha deciso di prenderlo. L'ho visto nel trailer, quello dove Rola insieme a Federico Fellini è un ragazzo che adesso chiaramente un signore di una certa età che ha fatto questa testimonianza, ha raccontato queste vicende e anche questo gliel'avevo poi indicato io perché ero entrata io in contatto con lui, persona che non ho voluto apparire, che vive in Svizzera, ma che ha frequentato Rolfi da quando era ragazzo, quindi aveva tante cose da raccontare e quindi hanno dovuto ricostruirlo con dei personaggi. E in alcuni casi hanno fatto così, altri le hanno fatte raccontare dai presenti, dai testimoni, qualche animazione, quindi un po' un mix. Quindi è stata una lavorazione complicata, molto più complicata, mi ha detto, che nei film precedenti. Sì, che poi quanto è durata? 3 anni? No, abbiamo cominciato appunto, come ricordavi tu, 3 anni fa, Era 3 anni con fa. la presentazione, poi lei è stata ferma quasi un anno per fare il film di Zeffirelli. Perché se voleva guadagnarsi il Sì. produttore ha dovuto fare prima il film di Zeffirelli, che l'ha fatto volentierissimo, per carità, ma questo ha significato parecchi mesi di sospensione del lavoro di Rolla, anche se non l'ha mai dimenticato, perché noi siamo sempre rimasti in contatto, quando mi capitava qualcosa glielo mandavo a dire, insomma lei ha continuato a rimanere aderente al progetto, però per almeno 8-9 mesi non ha potuto occuparsene direttamente perché aveva le date per i film di Zeffirelli, perché c'era il centenario di Zeffirelli, quindi doveva farlo per una certa data. Non è... E qui, finito quello, aveva tutto il materiale a disposizione, ho cominciato a lavorarci, come fare, costruire una sceneggiatura, come costruire, poi è tornato a Torino, è tornato... perché tutte le persone che avevamo incontrato a Torino erano state filmate da un amico suo a livello amatoriale. Quindi lei aveva un po' di registrazioni, però queste le sono servite per scegliere e dopo ha rifatto le interviste come Dio comanda. Ecco. Sì, Altre persone c'è stata a una scrimatura. sì, altre persone le ha tornate a incontrare a Torino, insomma, ha rifatto tutto, è andata moltissimo in giro, si è Sì. proprio messa gambe in spalla, come si suol dire. Anche tu sei andata moltissimo in giro, perché nel senso che Sono andata l'hai abbastanza in giro, accompagnata. ma all'inizio, nella fase di preparazione, per
aiutarla a entrare in argomento, ecco. Ma senti, ma tra le persone che appunto tu le hai così indicato, cioè, perché tu non sai, non avendolo visto, non sai chi è che Non ho lei ha, visto il non film, sai lei chi è non che l'ha fatto lei ha vedere a nessuno. selezionato. Prima della prima proiezione lei non l'ha fatto vedere a nessuno e ha perfettamente ragione. Sì, certo, Perfettamente ragione. difatti. Ma noi abbiamo messo, peraltro, adesso magari ve lo faccio anche vedere, lo rivediamo, ma se i nostri amici sono collegati, sicuramente lo vedranno, cioè l'avranno visto perché il promo, diciamo, il promo di questa nostra. Di questo nostro salotto che abbiamo registrato e che appunto viene mandato in onda, ecco, in questo promo noi abbiamo messo Io un credo che questo sia il video video. che adesso voglio, intanto me lo sto caricando mentre vi sto parlando, così lo facciamo vedere, perché anche questo già è un trailer che hanno fatto, adesso ve lo voglio caricare, che appunto ci fa anche vedere, eccolo qui, così se Stai qualcuno. caricando il Sto trailer qua. caricando un trailer, quello che è un pezzo di quel trailer, tanto per rendere un po' l'idea ai nostri amici di come, insomma, lo stile, ecco, di questo, È da quello con poco. Fellini, quello con Fellini, Questo, no, e questo Giorgio Mina sul all'inizio, draghetto. adesso è quello che hanno fatto, adesso si sta finendo di caricare, abbiate pazienza perché qui bisogna, eccolo qui, e adesso insomma facciamo vedere tanto per darvi un po' idea. Lì c'è un laghetto, che la chiamavano il laghetto delle anatre, e Rollo lo fa, e l'ha raccontato da questo ragazzo di cui vi parlavo prima, Ecco, adesso non ricordo il non so nome. se c'è tutto questo, ma adesso ve lo mostro perché io adesso vi faccio vedere il. Io credo che questo sia l'obiettivo agognato dalla maggior parte dei prestigiatori, cioè quello di riuscire a lasciare un segno dentro chi ti guarda. Chi riesce a fare questo è un bravissimo illusionista. La telepatia, la chiaroveggenza, tutte le facoltà di percezione extrasensoriale supposte non sono mai state dimostrate da un punto di vista scientifico, non esiste una sola prova. Tutti parlano di Roll per gli esperimenti, ma lui ha salvato un sacco di vite. Se non avesse risposto, quella donna si sarebbe suicidata. E lui per tutta la notte ha fatto esperimenti con i tedeschi. E non soltanto di veggenza per dire che cosa c'era nei loro cassetti, ma anche per metterli in contatto con i loro cari. Degli effetti di Roll bisogna pensare che sono molto vicini ad un classico della prestigiazione del mentalismo. Percepisco solo delle cose. Roll poteva fare delle cose vere, non vere, barare, non barare, però ti portava sempre a un livello alto, a livello dello spirito. Ecco, questo è. Arrivo a Paola. Questo è, diciamo, è il trailer che noi abbiamo fatto per Focus, ecco, ma che rende l'idea, insomma, un po' lascia intravedere qual è lo stile e anzi mette la curiosità, ecco, di andare a vederlo, questo docufilm. Io non ti nascondo che sono molto curiosa anch'io, non ho ancora preso il biglietto, ma mi darò da fare, spero ancora. No, credo che conoscere più da vicino questo personaggio straordinario farà molto riflettere. Abbiamo visto l'attore, ecco, abbiamo Sì, visto l'attore. l'attore, c'è un attore che un pochino assomiglia, sì, che sembra molto contenta, a parte la somiglianza fisica proprio del modo che aveva. Tra l'altro mi diceva che suo marito, Giuliano Ferrara, che ha incontrato Roll quando era giovane, perché Ferrara ha lavorato a Torino per del tempo, quindi È aveva stato anche nel incontrato. consiglio comunale lui, eh? È Sì, stato consigliere esatto. comunale a Torino. E quindi il marito l'ha consigliata quando si è presentato questo attore, ha detto, anche se la somiglianza fisica non è perfetta, che cosa peraltro molto difficile, perché Roll è Difficile. un personaggio speciale, però lui ha
il modo di muoversi giusto è adatto, quindi le ha dato il placet per accogliere questo attore, è un bel modo di quella sicurezza nel fare le cose, quella rapidità, il ruolo era velocissimo, quando il momento era questione di un attimo proprio, il fenomeno veniva. Tu parlavi dei quadri, ma anche questo fatto del pennello che lui non teneva in mano. Che se si muoveva da solo. Si muoveva da solo. Io questo del pennello che si muoveva da solo non l'ho visto, ho partecipato invece a un esperimento dove la pittura di un quadro è avvenuta su un foglio che io avevo addosso. La direttore mi aveva detto di metterlo in tasca, piegato e messo in tasca. Io invece non avevo le tasche, me lo misi dentro al reggipetto, sotto la camicetta dentro al reggipetto. Come poi è successo con altre signore che hanno partecipato a questo tipo di esperimento, che è un posto sicuro, diciamo. Chi è che mi ha messo le mani addosso? Poi era tutto in piena luce, cioè, un gruppetto di persone, lui era lontano. Cioè, e su questo foglio, adesso è un esperimento lungo che poi ho raccontato bene anche nel libro, perché era sempre abbastanza complesso, la preparazione. Poi dopo il fenomeno avveniva in un secondo, in un attimo. Fui io a scegliere sia praticamente l'autore, che è Picasso, dando un nome, dico vorrei qualcuno che il nome fosse Paolo, mi chiamo Paola, e allora lui disse vediamo se c'è un Paolo che vuol venire a dipingere per noi, c'è Pablo Picasso. Cominciò a parlare in francese con Picasso, che disse che voleva certi colori, un certo pennello, una certa situazione. Rol procura tutto questo, lui era pittore, quindi nel suo studio va a prendere questi tubi, che poi l'altro tubi ad acquerello che non li usava mai, quindi erano duri, non riuscì neanche a aprirli, li lasciò chiusi lì davanti a sé, e poi mi disse di descrivere una scena, quella che avrei voluto che venisse rappresentata. Io la descrissi, molto complicata, con tanti personaggi, insomma non una cosa banale. E mentre io raccontavo, Rol faceva finta di dipingere questa scena, aveva in mano un pennello davanti a un foglio uguale a quello che io mi ero messo addosso, e toccava i tubi chiusi, che non apri neanche perché tanto erano duri, e faceva finta di dipingere, naturalmente il foglio rimase bianchissimo. Poi io quando dissi che andava bene così, che non c'era bisogno d'altro, mi disse prendi fuori il foglio, prendi fuori il foglio. Lui me lo fece mettere dentro una tazza d'acqua che Picasso pure aveva chiesto, una tazza d'acqua. Quando lo tirò su, lo aprì, era piegato in otto, lo aprì, e c'era sul foglio grondante questa scena con lo stile di Picasso. La scena l'avevo descritta io, però io che avevo detto voglio che si figuri questo, questo e quell'altro. Io sfido chiunque a... Sì, io e per... così tanti, il mio è uno dei tantissimi esperimenti, perché Rol ha agito pubblicamente con persone in casa di amici, in casa sua, eccetera, per 50 anni praticamente. Anche prima, però prima era più tra parenti, con se stesso, eccetera. E fu dopo la guerra che io ho potuto ricostruire, che lui ha cominciato ad essere noto al grande pubblico e a fare esperimenti in casa di amici. Poteva farli solo lì, cioè lui fece una scelta di vita, certo, questo che ho ricostruito nel mio libro. Lui si è ritrovato con queste doti e non voleva renderle pubbliche, non voleva soldi, non voleva andare in televisione, non voleva andare sui palcoscenici, voleva avere una vita, proprio lui disse proprio, io voglio vivere da uomo in mezzo agli uomini, avere una vita privata. E l'unico modo per non diventare un fenomeno da baraccone, termini che usava lui, era di agire privatamente con amici e privatamente anche per tutto il bene che faceva, perché c'erano queste grandi serate con gli esperimenti, però durante tutto il giorno lui riceveva telefonate a non finire, il suo numero era in elenco, hanno testimoniato le persone che vivevano con lui, anche le persone di servizio che passava metà della giornata al telefono a rispondere alle persone, andava negli ospedali a assistere agli ammalati per i quali aveva grande sensibilità. Addirittura fermava la gente per la strada se sentiva che c'era bisogno, diceva signora, io ho incontrato una signora per esempio che aveva incontrato la società dei telefoni per fare, lui andava alla SIP, non so come si chiamasse allora. SIP, si chiamava SIP una volta. La SIP. Mentre era lì che curava, si avvicina una signora che sapeva chi era
e gli dice: guardi dottore, io ho tanti problemi con mio marito, non mi può aiutare. Lui molto bruscamente le disse: ma lasci stare suo marito, il suo problema non è suo marito, il suo problema è il suo seno sinistro, si faccia fare subito un esame e una radiografia. E lei lo fece, aveva un tumore già infiltrato e di cui non aveva ancora avuto traccia, non le aveva dato nessun fastidio, e quindi fu operata, si salvò. A volte fermava la gente per la strada, anche qui mi hanno testimoniato questo, fermava la gente e diceva: guardi che lei si deve fare una radiografia qui, là, allo stomaco, perché lei ha un problema. Magari per lì restavano abbastanza, però risultava sempre che aveva ragione. E quindi tutto questo grande lavoro, e poi di consiglio, ecco, qua vorrei dire, ho parlato prima di tutte le lettere, 2000 lettere che ho fatto in archivio, c'erano le lettere di Rol, di cui ho fatto cenno prima, che lui scriveva a casa, che scriveva agli amici, eccetera. Però la stragrande maggioranza è di lettere che la gente scriveva a lui, e molte oltre a quelle dei registi, degli artisti, di Fellini, eccetera, ho trovato la stragrande maggioranza di lettere di persone comuni, come tutti siamo, che lo ringraziavano per averli tanto aiutati, sia concretamente, giusto, con diagnosi, con consigli per la vita, eccetera, ma soprattutto per essere stato per loro un maestro di vita. Cioè una persona che gli aveva insegnato a vivere, a guardarsi dentro, a non vivere superficialmente, a non vivere in maniera passiva, a guardare verso l'altro, a tirar fuori le proprie potenzialità, proprio un maestro di vita, insegnare loro a vivere. Ecco, questa è una cosa che mi ha veramente commosso tanto leggendo tutte queste lettere, di questi riconoscimenti delle persone che avevano visto in lui, vissuto in lui un vero maestro di vita. E ne ho riprodotte una parte nel mio libro, naturalmente non tutte perché certo, non troppe, però ho fatto un bel campionario anche di queste lettere di ringraziamento di persone che certo, avevano riconosciuto lui il maestro, quindi non soltanto la persona che faceva questi straordinari fenomeni, che peraltro fanno riflettere molto, fanno pensare da dove vengano queste cose. Lui diceva di essere un canale di questo divino che scendeva e che... La grondaia. Sì, però anche proprio un maestro di vita, una persona che aveva un insegnamento profondo. Sì, certo. Sì, perché quelli che pensavano, cioè chi commentava, come anche abbiamo sentito, cioè il mentalismo, che in fondo quello che lui faceva erano delle cose vicino al mentalismo, sicuramente ci può essere, come dire, un aspetto nel suo operare che era effetto della mente anche umana, perché noi questo siamo, no? Però noi sappiamo che la mente produce campi energetici, no? Quindi, cioè, ma il suo mentalismo, come alcuni l'hanno definito, era un mentalismo che creava degli effetti che erano al di fuori dell'ordinarietà e che soprattutto davano dei riscontri così eclatanti. E oltre a questo c'era anche quell'aspetto che dicevi tu, quello spirituale, cioè l'evoluzione spirituale, perché lui voleva questo. Questo voleva. Lui non voleva essere fenomeno da baraccone che andava lì e faceva lo show e poi non voleva quello, il sensazionalismo, cioè questo aspetto, quello per cui i suoi detrattori, no, dicono che lui era solo un prestidigitatore, e in questo aspetto, questa valutazione è la valutazione che è frutto di una mente che ha ancora, cioè, dei grandi limiti in termini di conoscenza dello scibile umano, cioè di quel 10% che noi usiamo del nostro cervello. E quindi, cioè, quello che secondo me va oltre poi a quelle che sono le limitate prestazioni del nostro cervello, ripeto, quello che la cosiddetta scienza ci dice, no? Che usiamo solo il 10% del potenziale della mente umana, ecco, quindi ci sono quegli altri, in quei 90% sicuramente c'è la risposta al perché lui riusciva a fare certe cose, ecco, ma oltre al fatto, cioè, del creare, del mostrare, dare possibilità di far accadere delle cose, c'era secondo me quello che era l'aspetto più importante di Gustavo Rol, che ci faceva capire che noi non siamo solamente questo corpo.
e non siamo solamente questa realtà. Sì, era questo. Secondo me l'aspetto grande evolutivo suo era questo, e lui è stato, anche lui come altri, insomma, ha fatto un passaggio in questa dimensione per dare una mano. Io credo che lui ce l'abbia messa tutta e sia stato anche flagellato, tra virgolette, per quello che lui, anche lui è stato flagellato, ecco, nel senso che è venuto da maestro a mostrare delle cose. Lui è venuto a mostrare. È stato anche molto amato, per contro, per fortuna, ha tante persone che lo amano e che lo stimano. Cioè, i detrattori sono pochi rispetto alle tante, tante persone che lo amano, lo stimano e lo ringraziano. E poi credo che questo lavoro di critica, ipercritica nei suoi confronti, sia avvenuto più dopo la sua morte che durante la sua vita. Negli ultimi Beh, anni. Però anche durante, io me lo ricordo, insomma. E poi il famoso episodio di Piero Angela, naturalmente. Dai, quello. Un po' tanto, questo è stato tremendo. Cioè, lui è stato male. Sì, quello è stato terribile. Lui è stato male, ma è stato male anche Piero Angela, però. L'ultima volta che l'ho incontrato, lo incontrai perché era uscito il libro di Piero Angela. Piero Angela, che era stato da lui, lui gli aveva mostrato di tutto e di più, e poi nel suo libro aveva espresso molti dubbi su di lui. Mi ricordo che lui mi chiamò, siccome io allora scrivevo molto per i giornali nazionali, eccetera, mi disse che lo dovevo vendicare di Piero Angela. E passai una serata con lui, per me mi invitò a cena con un'amica comune, poi andammo a casa sua. All'atto pratico, non mi disse niente di nuovo, non volle neanche che registrassi niente, però mi fece un fenomeno straordinario di letture in libri chiusi, che io alla fine ho ritenuto che fosse la migliore vendetta, nel senso di dimostrazione di un fenomeno nato così, eravamo solo io e lui, su una mia osservazione, su una cosa che avevo visto in casa sua, insomma, fece questo straordinario fenomeno. Poi negli anni ci ho ripensato a questo incontro che doveva servire per vendicarlo e che in realtà non ho saputo cosa fare, perché Duilio Prado non permetteva, quando era vivo, non permetteva a nessuno di scrivere su di lui, per cui tutte cose che mi sono tenuta dentro, queste cose che facevo quella sera, cioè questo fenomeno qua, alcune cose che mi disse che poi non erano niente di nuovissimo, mi parlò di come aveva cominciato, eccetera. Ci ho ripensato molti anni dopo, quando sono riuscita insieme ad Anselma ad andare in archivio a trovare, a vedere tutto questo materiale e a scrivere il libro di cui abbiamo parlato prima, dove riporto tutte queste vicende e ricostruisco la sua vita, soprattutto negli anni giovanili, gli anni della scoperta delle sue doti, della scoperta, insomma, della manifestazione fisica delle sue doti. E quindi forse ho potuto vendicarlo, tra virgolette, che forse gli dà ragione, gli rende giustizia, ecco. Mi ha fatto ricordare Renzo Allegri, no? Che è uscito con questo primo libro su Gustavo Rol, che non era nient'altro che poi una summa degli articoli che erano usciti, no? Separatamente sul giornale per cui lui collaborava. Renzo Allegri era stato molto bravo. Sì, però Gustavo si era arrabbiato, ma lui gli ha detto: ma guarda che io ho messo solamente quello che era già uscito. Infatti, sì, ma gli aveva permesso, lui voleva vedere gli articoli, insomma Renzo Allegri fu molto bravo, lui è ancora vivo, non lavora più in pensione, però è molto simpatico, molto accattivante, mi ricordo abbiamo fatto varie cose insieme con Renzo, ci siamo sentiti anche di recente. Sì, è venuto, ti ricordi quando abbiamo fatto, quando io ho creato Buon Compleanno Gustavo nel 2020, che eravamo solo giornalisti e Renzo è stato carinissimo perché non è intervenuto, però ha scritto e tu mi avevi dato. Esatto, anche no, bisogna ma bisogna stanarlo perché ora si è proprio ritirato. Sta in mezzo alle montagne, la sua. Ecco. Sì, montagna, sì. Ma no, invece mi hai fatto ricordare invece una cosa quando tu hai citato Piero Angela, che comunque tu mi avevi raccontato che quando siete andati, cioè con gli operatori erano state riprese, insomma, le cose che lui aveva fatto. Sì, mi hanno detto che. Però non si sono mai viste quelle. No, chi era presente lì, io non c'ero, era stato precedente al mio incontro con Rol, questo qua. Sì.
Però si seccò molto quando Piero Angela, che aveva visto tutte queste cose, scrisse poi in formula molto dubitativa e critica. Ecco. Ma chi era presente mi disse che aveva filmato tutto. Però non si è, questo materiale non si è mai visto. No, però questo materiale non si è mai visto. E mai si vedrà. mai si vedrà penso anch'io, se è ancora disponibile, sì. Se ce l'ha la famiglia. È ancora disponibile nelle teche RAI. Ma penso che non si vedrà mai, perché no. Infatti, sì. Ma sarebbe importante, perché sarebbe l'unico che lui, perché lui ci, Erol, si affidò con fiducia a Piero Angela, perché torinese come lui, certo. Era un giornalista molto noto, e pensava, mi dissero insomma, che lui sperava che potesse fargli una documentazione accurata e attendibile, insomma, come lui meritava, invece poi non andò così, ecco. Io qualche anno dopo, quando mi chiese di vendicarlo, gli bruciava ancora questa cosa. Ecco, era stato ci credo. Sì, certo, difatti. Però mi ricordo che anche Piero, mi ricordo che lui disse che se avesse voluto avrebbe potuto distruggerlo, ma che lui non ha mai fatto questo, cioè energeticamente. Non ha fatto queste cose. Non no, ha mai lui fatto. Era un positivo. Certo, certo. No, e poi era uno che faceva un uso etico, ecco, dei suoi... Molto etico, sì. Un uso etico, ecco, dei suoi poteri. Certo, sarebbe bello che, ad esempio, questo materiale, cioè se fosse ancora presente, che un giorno qualcuno, il figlio, magari di Piero, magari c'è cioè, infatti vari appelli sono stati fatti vari appelli Io ne faccio un altro faccio un altro molto volentieri dal salotto di Anna, che sarebbe bello se appunto se c'è ancora questo materiale, se avesse il coraggio e l'onestà di farlo vedere, ecco, insomma, no? Che poi sarebbe bello anche proprio come ricordo di lui, come si muoveva, come parlava, come la velocità con cui faceva le cose, l'ironia che lui aveva, perché era molto spiritoso, molto allegro. Quindi sarebbe una testimonianza, una testimonianza per tutti, reale. Sì, al di là dei fenomeni sarebbe una testimonianza. Io lancio l'appello. Lanciamo l'appello insieme. Lanciamolo insieme. Sì. Noi di Focus siamo comunque sempre a disposizione per sostenere l'immagine e la dignità di Gustavo Rolle. Almeno sin quando ci sarò io. Lo difenderò Di sicuro, ecco. Non ne dubitiamo affatto. E allora va bene, io direi che possiamo invitare quindi i nostri amici a ricordare di nuovo le date, il 6, il 7 e l'8 di novembre. Allora, in queste date il 5 di novembre, che è una data extra, diciamo, sia a Milano che anche a Torino, no? L'Anselmo è presente a Torino all'8, ecco, però queste sono le date in cui c'è la regista presente, che sono il 5 a Milano, il 6 a Roma, il 7 a Spoleto e l'8 a Torino, mentre invece noi sappiamo che il 6 e il 7 e l'8 di novembre in tutti questi cinema nelle città di Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna, Pisa, Pistoia, Prato, Carpi e Spoleto. Ecco, in questi cinema per ora, ecco, ci sarà la proiezione del film. E mi dicevano che insomma stavano cercando di poter aumentare insomma le proiezioni in altri, però bisogna vedere insomma con la casa di distribuzione quello che riusciranno a fare. Il numero delle copie che possono. Esatto. Poi magari sicuramente magari passerà, può essere che passi nel palinsesti della Rai e poi entri nel Rai Play e quindi credo che sia su Rai Play il film di Fellini. Esatto, ecco. E quindi insomma avremo modo di continuare a vederlo. Bene. Sì. Allora, cara Paola, come al solito noi quando parliamo di Gustavo ci facciamo prendere con entusiasmo, passione. Siamo andati anche a Torino quando sei venuta, mi ricordo quando siamo andati dalla vecchia libraia della libreria. Ah, sì, sì.
che siamo andati insieme a Casalegno. Di Carla Casalegno, che è stata insomma la libraia della libreria Retusa, insomma, che era molto amica. Esoterica di Torino, sì. Prima, esatto, ed è una delle più vecchie, perché è del 45, mi pare, quella libreria lì. Adesso non è più la Retusa così come era una volta, anche cambiato sede. Però la Carla Casalegno, insomma, è stata una colonna, e lo è, insomma, perché è ancora tra noi, longeva, e però lei era molto amica di Gustavo, molto amica di Gustavo e della moglie anche, sì, insomma. Anche della moglie, sì. E lì in quella libreria sono passati un po' tutti i grandi di Torino, e non solo di Torino, insomma, tutti quelli strani, come diciamo noi, tutti sì, quelli strani sono passati, ecco, comunque beh, Torino era questa meta irrinunciabile. Questa mia città effettivamente è una città davvero magica, ecco, e quindi è bene. Così. È vero. Allora, cara Paola, io ti ringrazio per questo tempo, grazie di essere stata nel salotto con noi, grazie a tutti i nostri amici che ci seguiranno sia su Facebook che su YouTube. Io vi do appuntamento al prossimo mercoledì, al prossimo salotto di Anna, e poi con Paola vi do appuntamento il mese di novembre con una nuova rubrica, ma lasciamo il mistero, va bene? Lasciamo il mistero. Allora, cara Paola, grazie ancora infinitamente. Grazie a te. E allora a presto ritrovarci. Arrivederci a tutti. Grazie Paola, grazie. Ciao. Allora ancora grazie cari amici, appuntamento a mercoledì prossimo, avremo un altro ospite molto interessante, ma vi lascio nell'attesa e nella sorpresa. Grazie di cuore e a presto ritrovarci.